Ciao ragazzi, siamo sempre qui a farci sentire. Siamo con il gruppo Abulico, siamo con Alessandro e con Baba, rispettivamente cantante e bassista del gruppo. Allora ragazzi, innanzitutto noi di Laboriosi facciamo i complimenti, veramente molto bravi. Parlatemi del vostro progetto. Beh, il progetto Abulico nasce qualche anno fa come gruppo emergente. Da aprile è uscito il nostro primo disco ufficiale, che si trova in tutti i negozi, che si chiama Behind, uscito per Sears Recordings, che è un'etichetta indipendente che si trova ad Arezzo, distribuito da Audio Globe con un ufficio stampa nazionale. E niente, questa serata fa parte del nostro tour di promozione del disco. Voi siete giovanissimi, comunque avete una trentina d'anni neanche, voglio dire. Molto di meno. Beh, come vi sentite? Quali sono le vostre emozioni e sensazioni sul palco? Ma sicuramente c'è forte emozione, però comunque c'è anche l'ansia di riuscire a trasmettere tutto quello che le nostre canzoni vogliono trasmettere. Poi ognuno di noi la vive in maniera diversa, ad esempio io sono molto nervoso prima di suonare, lui un po' di meno, il nostro chitarrista, insomma abbiamo tutti modi diversi di manifestare la nostra emozione saliti sul palco, quindi un po' così. Emozioni del cantante invece, visto che tu comunque metti anche la voce, voglio dire, emozioni? No, ma alla fine più che emozione è l'adrenalina, la possibilità di poter suonare a volte su dei palchi grandi, anche perché spesso i contesti indipendenti hanno sempre la possibilità di suonare in spazi molto chiusi, scuri, invece a volte ci sono queste possibilità. Fortunatamente ci sono ragazzi come quelli di Farci Sentire che si impegnano, lavorano un anno intero per un progetto come questo, quindi siamo proprio contenti di fare parte. Poi suoniamo con il Massimo Volume, che sono veramente la storia della musica indipendente, quindi per noi è un onore essere qui. Perfetto, noi di Laboriosi vi ringraziamo e vi facciamo i più grandi auguri per il vostro progetto. Grazie a voi. Grazie mille. Ciao ragazzi.